Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Icaro, abbiamo ospite in studio, nei nostri studi, Rodolfo Baldacci, che è candidato sindaco per la lista Oltre a Savignano Surbicone. Ovviamente stiamo parlando delle elezioni amministrative 2014. Rodolfo Baldacci ha 53 anni, è imprenditore nel campo della green economy, le cosiddette energie rinnovabili. E ha un'azienda che ormai sono molti anni, una decina d'anni, che opera in questo settore, con una laurea in agraria e si candida appunto per la lista Oltre. Io comincerei subito con la prima domanda. Quali sono? Buongiorno a Buongiorno tutti. intanto, Buongiorno a tutti. benvenuto nei nostri studi. Quali sono secondo lei le due o tre priorità a cui un sindaco non può non mettere mano trovandosi ad iniziare il proprio mandato ora per Savignano? Beh, allora la prima risposta è Oltre. Perché Oltre? Perché un gruppo di savignanesi ha ritenuto opportuno costituire questa lista civica per il bisogno dell'alternanza. La prima cosa che in democrazia serve è l'alternanza. Allora, visto che per gli ultimi 10 anni hanno governato dei partiti legati al PD o altri, diciamo, altri di questi partiti, quindi abbiamo ritenuto la necessità di costituire la lista civica. Quindi, qual è la prima cosa che un sindaco deve fare? Beh, io credo che prima di tutto dobbiamo ristabilire un pochettino di ordine, dobbiamo ridare un po' di sicurezza ai cittadini e dobbiamo assolutamente dare il dovere a tutti i cittadini di rispettare le regole, perché le regole sono uguali per tutti, ma i cittadini hanno anche il diritto che queste regole siano rispettate da tutti. Quindi i carabinieri devono fare il loro mestiere, ognuno faccia il proprio mestiere, la polizia municipale deve fare il proprio mestiere e per questo il sindaco prenderà anche l'assessorato alla sicurezza, in modo da essere operativo il giorno dopo. Andiamo invece nello specifico, su Piazza Borghesi, qual è la vostra posizione? Siete favorevoli all'apertura al traffico dell'anello oppure preferite mantenere la situazione della viabilità com'è oggi? Allora, noi abbiamo un concetto che è quello del confronto. Mi sembra che i cittadini, gli operatori abbiano raccolto qualcosa come 1400 firme. Hanno detto che l'attuale sistemazione non è gradita, quindi noi abbiamo proprio nel nostro DNA il confronto e a questo punto abbiamo deciso che Piazza Borghesi deve essere aperta. Va rivisto completamente tutta la viabilità, queste cose qui, però in questo momento noi diciamo che Piazza Borghesi va riaperta perché così non ci piace. Parliamo adesso del tema dell'immigrazione. A Savignano ci sono stranieri, cittadini stranieri. Come pensate di affrontare questa realtà, questo tema? Beh, il problema dell'immigrazione sarà il problema del XXI secolo. Tutti i giorni leggiamo che una massa di purtroppo sfortunati si muovono verso lidi che ritengono più positivi per le loro situazioni. Quindi sarà il problema. Comunque non si può non gestire, cioè il buonismo, il turismo dei sussidi, tutto ciò che noi faremo, vorremmo selezionare delle persone oneste, capaci e che si accettano il nostro sistema di vita, perché in Italia bisogna lavorare per poter essere accettati. Ci vuole un domicilio, perché se uno viene multato, a questo punto bisogna che la multa gli arrivi a casa. Quindi ci vuole un domicilio, ci vuole un lavoro stabile. Quindi noi oggi non possiamo risolvere il problema del mondo intero. Quindi chiediamo che queste persone che accettano il nostro stile, sistema di vita, organizzazione della nostra società, quelli che meritano rimangono e quelli che non meritano chiaramente non possono rimanere, perché in cambio di un sussidio, il sussidio va bene un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, poi c'è la verifica, si è lavorato, non si è lavorato, oppure si dà in cambio di un sussidio, bisogna pretendere un lavoro socialmente utile, non è che si può buttare i denari dei cittadini così. Quelle sono le opere di volontariato che noi appoggeremo e vorremmo che si riunissero e si coordinassero in maniera da non fare due lavori ciascuno, ma che ognuno si occupasse di una specifica priorità. Secondo lei, l'amministrazione uscente come ha operato? Ci può indicare una cosa che a suo parere è stata ben fatta e una che invece è stata proprio fatta nel modo sbagliato dall'amministrazione uscente? Per estrazione sono un imprenditore, quindi la dietrologia non mi appartiene. Difficilmente
perderò del tempo a giudicare e a suggerire le cose non fatte. Quelle le analizzeremo. Comunque tutti sono in grado di vedere quello che si è fatto, chi bene e chi male. Quindi io sono pronto per fare analisi del futuro, di capire che cosa proporre, quali progetti, ma del passato non abbiamo tempo da perdere. Va bene, allora io la ringrazio per la sua partecipazione qui nei nostri studi e do appuntamento ovviamente a tutti gli ascoltatori alle elezioni amministrative del 25 maggio, domenica 25 maggio, e salutando Rodolfo Baldacci auguro a tutti un buon proseguimento di ascolto. Buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'attenzione.